Benvenuti a casa Vittorio Emanuele, questo bellissimo quadrilocale. Siamo dietro il viale, in una posizione molto più tranquilla, in via Cucchi, e abbiamo questo bellissimo quadrilocale con sovrastante mansarda. Vediamo intanto il quadrilocale, quindi un appartamento padronale con un salone molto grande. Facciamo senza trucco e senza inganno il giro della casa, eh? Ok? Poi qui c'è la cucina e il bagno giorno, cucina molto grande, vediamo poi anche il terrazzo, eh? Il bagno, sicuramente un elemento molto utile in questa parte della casa. Così non c'è bisogno di mandare nessuno nelle camere se hai degli ospiti che devono lavarsi le mani. Da qui vi faccio vedere uno dei terrazzi, poi li vediamo tutti. Questa visita ci vuole un po' perché ha una bellissima balconatura. Quindi balconatura. Oggi sappiamo quanto sia importante il balcone, il terrazzo. E qui facciamo il giro. Giriamo ancora. Vedete che praticamente tutte le stanze, salvo un bagno, ma tutte le stanze hanno l'accesso a un balcone e un terrazzo. Qui adesso rientriamo, molto utile anche questo verde perché scherma dal sole d'estate, ripara d'inverno, dà un senso di grande frescura, di armonia, di pace anche cromaticamente. Rientriamo nel nostro appartamentone e eccoci qua, scansione giorno-notte, questo è il corridoio della zona notte, con le tre camere da letto e il bagno. Tolgo lo suspense, ho fatto lo spoiler, tre camere da letto e un bagno, questa è una. Dopodiché abbiamo il bagno della zona notte. Una camera, perché si può mettere un letto là in fondo, anche se è usato come studio attualmente, e qui abbiamo un terrazzo, che non è quello di prima, è un altro, che ha un terrazzo squadrato, ha una vista molto bella, vedete, città alta, e siamo all'interno, via Cucchi ha questo di gran bello, quindi Vittorio Emanuele sì, ma fuori dal casino del viale. E qui abbiamo la camera grande, ve la faccio vedere un po' meglio perché in realtà qui ci stanno anche armadiature importanti per dire quanto è disimpegnata. E poi abbiamo questo terrazzo, che è un terrazzo in realtà a L, questo è un mobile, si apre questa porta e dietro c'è l'altra parte del terrazzo, diciamo coperto, si può usare come ripostiglio o per mettere magari una sdraio o qualcosa. A questo punto saliamo poi sopra, dobbiamo vedere la parte sopra. Ecco, riprendiamo, entriamo nel locale sovrastante, vedete che è una mansardatura molto alta, molto coibentato. Abbiamo il bagno antibagno, che vi faccio vedere, con la doccia, bagno. Poi qui abbiamo, ecco, anche i pavimenti sono stati fatti di recente, abbiamo
la cucina. E cosa bella, molto bella, questi terrazzi esterni. Questo è più un terrazzo di servizio, anche se comunque siamo in mezzo alle case via Cucchi, che è molto piacevole come vista. E poi abbiamo i due terrazzi laterali che vi faccio vedere. Qui sicuramente, ecco, tutto è climatizzato, no? Sia qui che sopra. Qui sicuramente la vista si apre su Città Alta, quello è il Palazzo del Monte, che ha ulteriormente valorizzato tutta la zona, no? Questo recupero di questo palazzo storico. E poi qui abbiamo l'altro terrazzo, anche questo un bel terrazzone, molto godibile, e si vede Città Alta. Poi chiaramente il comune periodicamente cima e pota l'albero, per cui la vista si apre ancora, ma dall'altro lato è piena, e qui con l'albero è leggermente più scorciato. Ecco, e questo è casa Vittorio Emanuele.